Ciao a tutti, torna da Lucky Master, partita Rapi 10 più 0. Abbiamo l'opportunità di giocare la difesa a voltoio, forse. Sembra che il bianco non ce ne dia l'occasione, peccato. Noi ci proviamo lo stesso, però, con C5, cavallo F6 e cavallo E4. Solo che adesso semplicemente D3, cavallo F6, regaliamo un tempo. Peccato, volevo giocarla, ma il nostro avversario non ce ne dà l'occasione. E quindi continuiamo con lo sviluppo prima del lato di donna e a seguire subito dopo del lato di re. Sembra quasi che i due giocatori stiano giocando in assoluta simmetria. Simmetria che adesso il nostro avversario rompe con la prorompente D4, a cui rispondiamo semplicemente con C per D4. E adesso donna C8, aumentiamo la difesa del cavallo C6, teniamo d'occhio anche l'alfiere in B7 e poi minacciamo torre D8 e D5 in alcune varianti. Ovviamente c'è il problema dello sviluppo della torre in A8. Però intanto abbiamo l'opportunità di semplificare il gioco con cavallo per D4, cambiando due coppie di pezzi leggeri, i cavalli e gli alfieri. E poi si gioca. Diciamo che il nero, che parte da uno svantaggio teorico, ottiene l'equilibrio in poche mosse, con un doppio fianchetto che va a contrastare un doppio fianchetto. Nostro avversario, quasi 2300, quindi presumo di avere a che fare con un giocatore che conosce in maniera più che discreta le finezze del gioco. Momento importante per capire quale linea seguire, e segue quella dei cambi. Potremmo riprendere di pedone, ma sinceramente preferisco di alfiere, riservandoci l'opportunità di cambiare subito. Questo cavallo preme su F6 e il cambio in F6 andrebbe ad indebolire in maniera netta la struttura pedonale del nero, e preme anche su E7 con doppio. Possiamo cambiarlo con cavallo per D5 e tra l'altro anche gli alfieri camposcuro scompaiono dalla scacchiera. E qui adesso mi aspetto un alfiere per D5 o ancora meglio pedone per D5. Questo alfiere non ne ha tantissime. Lo ritiriamo in B7, ok. Donna D8. Facciamo strada alla torre A8. Qui la posizione si fa interessante. Qual è l'idea del nero? In qualche modo è quello di fissare con la spinta in D6 il pedone in D5. Andremo a regalare la casa C6 al bianco, che però è controllata dall'alfiere in B7. E senza un cavallo bianco che va in C6, la situazione in qualche modo dovrebbe essere tenuta. Il nostro avversario capisce quelle che sono le nostre intenzioni. Cambiamo in G2. Si guadagna un tempo con D per E7 e adesso è il nero che si ritrova a mal partito, ovvero con un pedone debole in D7. C'è anche da dire che per il bianco sfruttare questa debolezza in un finale di pezzi pesanti non è compito semplice. È l'unica debolezza di fatto nello schieramento del nero. Qui addirittura in previsione di un possibile finale possiamo giocare F6, però è parecchio rischiosa. Preferisco Re G8.
torre C6 ha il suo perché. Si dà la possibilità alla torre F8 di entrare in gioco attraverso C8 e in caso di cambio in C6 andremo a risanare la nostra struttura pedonale. Torre FC8 ha il suo perché. Questa mi piace. Questa mi piace. Ovviamente su torre per C6, pedone per C6. E poi su donna D7 potremmo valutare torre C7, mantenendo il controllo della nostra seconda traversa. E in più ci ritroveremo anche con una struttura risanata. Il pedone in D7 andrebbe in C6 a fare compagnia a B6 e A7. Intanto il nero si è conquistato la colonna C, eccola lì, è arrivata. Risaniamo subito la struttura. Mi aspetto un donna D7. Con idea del bianco, se donna per D7, torre per D7, si conquista la settima traversa e si attacca anche il pedone in A7. Ma noi non siamo obbligati a cambiare in D7, semplicemente possiamo giocare torre C7 per difendere la donna di E7 e attaccare al tempo stesso la donna bianca in D7. Un'altra cosa interessante da notare è che adesso il nero ha la maggioranza sul lato di donna, maggioranza che è più semplice da sfruttare rispetto alla maggioranza che ha il bianco sul lato di re, 4 contro 3, perché in qualche modo qui abbiamo il nostro re, mentre il bianco non ha il re dove ha la minoranza e quindi la situazione si fa interessante. Qui ovviamente si minaccia la spinta del pedone H e noi semplicemente tarpiamo le intenzioni bellicose del bianco con la spinta H5. Interessante in alcune varianti la spinta del pedone nero in C5. È arrivata donna D7, torre C7 già programmata. Attacchiamo la donna nemica. E questa torre in C7 è anche interessante perché poi va a sostenere la spinta dei pedoni per crearsi poi un pedone libero. Il bianco sarà in qualche modo costretto ad avvicinare il suo re. E qui il nostro avversario rifiuta patta, però siamo in vantaggio di tempo e soprattutto. Secondo me abbiamo ancora le nostre cartucce da sparare. La posizione è pari, ma non è detto che sia fatta. Qui, ad esempio, secondo me il nero sta un po' meglio, soprattutto per la possibilità di crearsi facilmente un pedone libero. Ora B5, torre C1, C4 e andremo a perdere il nostro orgoglio. Quindi, al momento, B5 prematura. Dobbiamo sostenere in qualche modo, eccola qui, forse l'abbiamo trovata. Donna F8, con idea donna C8 e in alcune varianti anche donna 8 con scacco. Ok, qui lo scacco in D8 non è da temere, anzi faciliterebbe il compito del nero. Sempre per crearsi un pedone libero e poi creato il pedone libero andare con il nostro re verso il centro della scacchiera. Minuti e 28 per The Lucky Master, 4 minuti e 10 per il nostro avversario, il quale ci ha proposto patta che siamo andati a rifiutare. Adesso direi proprio che è arrivato il momento, avendo i due pezzi pesanti sulla colonna C, a spingere in B5 per sostenere C4.
E qui la creazione di un pedone libero sulla colonna C dovrebbe darci l'iniziativa. Pedone A7, tra l'altro, è difeso dalla torre in C7. Torre C7 è fantastica. Ha impedito ai pezzi bianchi di conquistare la seconda traversa del nero. Difende A7 e sostiene l'avanzata del pedone C. Donna C8 ricorda molto dietro la torre il cannone di Alekhine. Eccola lì. E qui finalmente abbiamo la possibilità di crearci un pedone libero. E dobbiamo soltanto stabilire se è più efficace, la ripresa di torre o di pedone. Ovviamente non possiamo cambiare entrambi i pezzi perché col pedone in C4, re F1, e il nostro avversario rientrerebbe nel quadrato. Questo pedone lo perderemo e probabilmente anche in finale. Però cambiare magari le torri potrebbe essere un'opportunità. Però, visto che la torre qui è ben piazzata, mentre quella bianca non svolge un ottimo ruolo da bloccatore, io direi di mantenere entrambi i pezzi pesanti sulla scacchiera. Questo anche per ridurre le possibilità del bianco di andare a fermare il pedone anche con il suo re. Con i pezzi pesanti, un eventuale attacco sarebbe più semplice da portare avanti. Ora, qui bisogna sempre fare attenzione a non mettere il piede in fallo, perché su una mossa come donna A6 seguirebbe donna D8 scacco e semplicemente perderemo la torre C7 che tante soddisfazioni ci ha dato. Qui però abbiamo la possibilità di spingere ulteriormente il pedone C e giocare in alcune varianti anche torre C4. Non solo, ma il pedone in C3 toglie la possibilità alla torre di andare in B2 e in D2. Quindi la partita si accende. Qui bisogna fare attenzione però a giocare torre C4 a cui potrebbe seguire donna A7. A6. E adesso abbiamo la donna che difende il pedone in A6. E i due pezzi pesanti che difendono C3. Miglioriamo la posizione della nostra torre, che continua a difendere C3, la donna difende A6. Un altro piccolo passo per il nero, donna C6. Avanziamo la nostra donna, rimaniamo sempre sulla C e difendiamo il pedone in A6. Controllo delle case scure, soprattutto D4, tenuta d'occhio dalla torre in C3. Ok, qui abbiamo come possibilità A5 con idea A4. E così la torre C4 terrebbe d'occhio A4 e C3. Vediamo come il bianco sia sulla difensiva, gioca semplicemente mosse di attesa. E adesso dobbiamo cercare il modo di alimentare l'iniziativa. Allora, donna C5 e teniamo d'occhio anche il B4. L'idea è donna B4 e donna B1 scacco, però anche qui poi alimentare l'attacco sarebbe difficile. Qui possiamo tendere un piccolo tranello al nostro avversario, visto che al momento sta giocando re G2, re G1, re H2. Vediamo. Ma no, ma. E sfruttiamo l'inchiodatura del pedone G3, qui proprio psicologia allo stato pratico, non da poco. Adesso guadagniamo tempo anche noi, prendiamo atto che abbiamo guadagnato un pedone importante e adesso cerchiamo di sfruttare la debolezza del re avversario, che di colpo si trova sprovvisto del pedone H. E adesso possiamo usare il nostro pedone H
alimentare l'attacco su G3. Qui prendiamo senza pensarci due volte. Donna C5. Abbiamo guadagnato un pedone e scoperto parecchio il nostro avversario, il quale non si avvede nuovamente dell'inchiodatura della nostra donna contro il nostro re. E qui semplicemente attacco da mate, qui fantà, qui della chimastra ha fatto bene a rifiutare la patta, vediamo. Direi gran bella partita. Mi ha fatto molto piacere la chiacchierata indifferita con un mio carissimo amico, fatta giusto poc'anzi, giusto stamattina, così. Molto bella perché di fatto si parlava del fattore psicologico negli scacchi e su quanto il pragmatismo sia importante. E abbiamo visto come il nero si sia sviluppato normalmente, abbia tenuto d'occhio in qualche modo le debolezze nel suo schieramento, appena potuto ha rintuzzato la posizione, in particolare la debolezza costituita dal pedone D7, dopodiché un vantaggio aveva, cioè la maggioranza sul lato di donna, più forte rispetto a quella sul lato di re, perché i due re erano appunto sul lato di re. E poi da qui abbiamo visto come il gioco passivo dell'avversario, che semplicemente ha fatto melina con G2 H1, con G1 H2, ci ha dato la possibilità, prima di guadagnare un pedone sfruttando l'inchiodatura della nostra donna contro il re avversario. E poi da lì è stata tutta facile, la parte finale del finale, perché abbiamo continuato a guadagnare materiale. E la cosa interessante è che il controgioco del nero era rappresentato dal pedone libero sostenuto sulla colonna C. E poi di fatto ci sia stato uno sfruttamento, delle debolezze sul lato di re, che il nostro avversario ci ha dato la possibilità. Però anche qui, siamo stati bravi nello sfruttarle in maniera corretta, quindi soddisfatto di come è andata questa partita. Spero che la partita vi sia piaciuta. Se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, spargete la voce tra i vostri contatti. E che dire, è stato un piacere, alla prossima, un saluto a tutti. Ciao.